Buongiorno a tutti, facciamo gli esercizi sui radicali, degli esercizi sui radicali per allenarvi alla prossima verifica. Il primo tipo di esercizio che ci sarà nella verifica sono le condizioni di esistenza di un radicale. Okay? Ci sono due casi, radicale a indice dispari e radicale a indice pari. Quando l'indice è dispari, vanno bene tutte le condizioni di esistenza tranne nel caso che ci sia un denominatore. In quel caso il denominatore per la condizione di esistenza deve essere posto diverso da 0. Quindi per risolvere questa equazione, diversa equazione, non so come chiamarla, si raccoglie, okay? Si fa x aperta tonda, x meno 3 diverso da 0. Poi si applica la legge di annullamento del prodotto, per cui x deve essere diverso da 0 e x meno 3 deve essere diverso da 0. Quindi x rimane diverso da 0 perché è già risolto e x deve essere diverso da 3. Ok? Questo è risolto. L'altro invece, siccome la radice è a indice pari, quando la radice è indice pari, la condizione di esistenza impone che il radicando deve essere maggiore o uguale a 0. Okay? Non si può avere una radice di un numero negativo. E poi si applicano le regole delle disequazioni e si porta di là 10, che diventa più 10. Mi raccomando, quando portate oltre il segno dell'equazione della disequazione, cambiate il segno di ciò che portate di là. Arrivati a questo punto, cosa si fa? Bisogna cambiare il segno, perché c'è il meno davanti alla x. Quindi si moltiplica per meno 1 a destra e a sinistra. Meno 1, meno 1. Quando si moltiplica per meno 1 bisogna cambiare anche il verso della disequazione e cambiare anche il segno del numero che c'è dall'altra parte. Poi si divide per 2 e quindi si semplifica, questo diventerà meno 5, quindi x minore o uguale di meno 5. E anche questa condizione di esistenza è risolta, quindi abbiamo 2, vedete, queste sono le due condizioni di esistenza di questi due radicali che avevamo all'inizio. Secondo tipo di esercizio, sistema a coefficienti irrazionali, cioè i coefficienti di questo sistema sono i radicali. Come si risolve questo sistema? Con i metodi che voi conoscete, quindi potete usare anche Cramer se volete, però qui mi viene da usare più facilmente la sostituzione. Scegliete come sostituzione la lettera che è più comoda da sostituire, in questo caso per esempio la x, che mi sembra la più comoda da isolare. Quindi isolate la x. X diventa meno 5 meno radice di 3y. Questa x, se andate a sostituire nella x sopra, dell'equazione sopra, però tra parentesi mi raccomando, perché poi dobbiamo applicare la proprietà distributiva della moltiplicazione rispetto alla addizione algebrica, rispetto alla sottrazione, in questo caso non abbiamo, insomma. Vedete, andando a sostituire vengono fuori questi, cioè al posto della x abbiamo scritto questo, questa espressione. Poi adesso andiamo a moltiplicare, mi raccomando, quando moltiplicate, moltiplicate pezzo per pezzo, ok? Applicate la proprietà distributiva, quindi questo diventa meno 5 radice di 3, meno 3y, meno y uguale 3 radice di 3. Ok? E l'altra la si scrive uguale. Allora, poi che cosa si fa? Si tengono le y da una parte, meno 3y meno y fa meno 4y, e si portano questo qua dall'altra parte, quindi 3 più 5, 3 radice di 3 più 5 radice di 3 che fa 8 radice di 3, e l'altra si scrive sempre uguale. Quindi qui ho sommato meno 3y e meno y, il meno 5 radice di 3 l'ho portato di là, è diventato 5 più 3 che fa 8 radice di 3. Poi divido tutto per meno 4, 8 diviso meno 4 fa meno 2, quindi diventa y uguale a meno 2 radice di 3. X sarà meno 5 meno radice di 3 meno 2 radice di 3. Sostituendo alla y meno 2 radice di 3, x diventa uguale a meno 5 meno radice di 3 per meno 2 radice di 3. Poi si fa questa moltiplicazione, ok? Il 3 radice di 3 per radice di 3 fa radice di 9, cioè 3.
3 per 2, 6, quindi è meno 5 più 6, x uguale a meno 5, meno per meno più 2 per radice di 9, cioè 2 per 3, se volete scriviamo i passaggi, 2 per radice di 9, cioè questo diventa 3, 2 per 3 è 6, meno 5 più 6 che fa 1. Quindi le soluzioni sono x uguale a 1, che vedete alla fine di soluzione, e y uguale a meno 2 radice di 3. Questa invece è un'equazione fratta con i radicali. Okay. Come si fa a risolvere l'equazione fratta? Prima di tutto si scompongono i denominatori. Questi due sono già scomposti, il problema è scomporre quello lì, perché c'è x quadro meno 8. È una somma per differenza. Io l'8 lo posso vedere, lo scrivo qua, x quadro meno radice di 8 alla seconda. Quindi diventa x meno radice di 8 per x più radice di 8. E radice di 8 è proprio radice di 4 per 2, quindi è 2 radice di 2, cioè vi aiutate anche con le altre due che sono presenti. Quindi questo in sostanza si scompone con x meno 2 radice di 2 per x più 2 radice di 2. E quindi abbiamo già anche le CE, che è l'altro passo importante da porre. Okay? Le condizioni di esistenza in questo caso sono che x deve essere diverso da meno 2 radice di 2 e x deve essere diverso da più 2 radice di 2. Ricordatevi di porre sempre anche le CE. Ok? E quelle vanno fissate lì, perché alla fine nella soluzione, se ci viene come soluzione o 2 radice di 2 o meno 2 radice di 2, non va bene. Poi a questo punto si fa il minimo comune multiplo, che ovviamente è il prodotto dei due, x meno 2 radice di 2 per x più 2 radice di 2, che poi lo cancelleremo, possiamo scrivere tutte e due le parti. Se volete potevate anche scrivere direttamente x quadro meno 8, ma forse più comodo così. Perché quando si fa la divisione, qua dobbiamo aggiungere quello che manca sotto. Cioè se c'è x meno 2 radice di 2, sopra dobbiamo scrivere x più 2 radice di 2. Perché dividendo questo per questo, questi si cancellano e arrivano di quelli. Quindi abbiamo radice di 2 per aperta fonda x più 2 radice di 2. In questo modo questa frazione è equivalente a questa, se no non sarebbe equivalente. Abbiamo aggiunto sia sopra che sotto x più 2 radice di 2. Stessa cosa di là, abbiamo meno 1 per che cosa? X meno 2 radice di 2. Ok? E di là rimane x più 4 perché ovviamente non abbiamo aggiunto niente sotto che era già sopra. A questo punto questi li possiamo eliminare perché noi moltiplichiamo per x meno 2 radice di 2 per x più 2 radice di 2 a destra e a sinistra. Ok? Secondo principio di equivalenza delle equazioni. Poi questi andiamo a fare questi calcoli qua dentro la parentesi. Moltiplichiamo questo per questo, questo per questo, questo per questo, questo per questo. Quindi vedete, radice di 2x più 2 per radice di 4, cioè 2 per 2, cioè 4, meno x più 2 radice di 2, uguale x per 4. A questo punto gli x si portano tutti da una parte, 4 e 4 li possiamo cancellare, perché da una parte all'altra abbiamo il 4, e portiamo tutti gli x da una parte, e i numeri da un'altra, quindi abbiamo radice di 2 x meno x, meno di nuovo x, uguale 2 radice di 2, meno 2 radice di 2. Quindi abbiamo radice di 2x meno 2x, da questa parte lo scrivo qua, radice di 2x meno 2x, uguale meno 2 radice di 2. Quindi raccolgo la x per radice di 2 meno 2, uguale meno 2 radice di 2, e divido tutto per radice di 2 meno 2. Questo serve a raccogliere la x, così quello che rimane tra parentesi lo posso dividere a destra e a sinistra per eliminarlo. Questo così si elimina e rimane quella soluzione lì, che è sicuramente diversa da quella lì, quindi è accettabile. Poi dopo si tratta di razionalizzarla eventualmente per trovare la giusta soluzione. Ma questo non è richiesto dalla verifica, basta che arriviate fino lì.
Quarto esercizio riguarda il prodotto di radicali con indici diversi. Okay? La prima cosa che bisogna fare è applicare quella che si chiama proprietà invariantiva dei radicali e scriverli tutti allo stesso indice, facendo il minimo comune multiplo tra gli indici di radice, che è tra 3 e 4 è 12. Okay? Quindi si riscrivono i due radicali con il 12. Se questo diventa 12 è stato moltiplicato per 4, okay? Quindi anche sotto i due radicali andranno elevati alla quarta. Stessa cosa per arrivare a 12, questo deve essere elevato alla terza, perché da 4 per arrivare a 12 bisogna moltiplicare per 4. Okay? Quindi abbiamo un che invece di 12 con che cosa? A alla 20, B alla 16, A alla 18, B alla sesta. A questo punto, sì, io posso moltiplicare tra loro solo le potenze che hanno la base uguale, ok? Moltiplico solo gli A e B. Quindi rimane radice 12, A alla 38, B alla 22. Okay? A questo punto l'esercizio non è finito perché bisogna trasportare fuori radice quello che è dentro la radice, quindi bisogna fare due operazioni importanti, 38 diviso 12, 12 ci sta 3 volte perché 12 per 3 fa 36 e resto 2, okay? Quindi portiamo fuori una alla terza e dentro la radice rimane una alla seconda. Quello che si porta fuori è A elevato al quoziente, quello che rimane dietro è dentro, invece sotto radice 12 ovviamente, è A elevato al resto. Stessa cosa si fa col 22, 22 diviso 12 fa 1 col resto però di 10, perché il 12 sta solo nel 24, quindi resta un 10, quindi si porta da fuori un B e dentro rimane un B alla 10. Quindi a questo punto si può anche semplificare, mi è venuto bene questo esercizio perché c'è l'ultimo passaggio che si può fare, che è semplificare. Alla terza B si divide tutto per 2, quindi rimane radice sesta di A B alla quinta. E così l'esercizio è terminato.